invito oggi a partecipare a questo incontro in cui si presenta e si discute del volume Le fondamenta della Costituzione, curato da Emanuele Ceglie e da Vittorio Mettino. E diciamo subito che si è trattato di un punto di arrivo di un progetto di ricerca a cui la Fondazione Di Magno ha tenuto tanto sin dall'inizio. E direi per diverse ragioni. Tra queste, senz'altro, quella di essersi occupata nell'ambito della ricerca storica di un aspetto di cui fino ad ora non ci si era occupati abbastanza. E parlo di Pietro Nenni in riferimento ad un particolare momento della storia nazionale, cioè quel tempo, come si legge in queste pagine, dell'attesa di Costituzione. E si è fatto questo cercando di riflettere su che cosa abbia rappresentato il ministero della Costituente che Pietro Nenni ha guidato a partire dal luglio del 1945. Cosa è stato il ministero della Costituente? Un laboratorio, sicuramente di capacità tecniche, competenze tecniche, intelligenze, ma anche di passione morale, civile, grande fermezza politica, entusiasmi, e tutto al servizio di un paese che in quel momento storico, oltre a mille incertezze, doveva avviare una fase di ricostruzione economica, sociale, politica e doveva farlo, seguendo l'impostazione che Pietro Nenni volle dare al Ministero della Costituente, non riprendendo un discorso interrotto, ma affermando la necessità di una discontinuità rispetto al passato. E di lì quindi poi un'intensa attività di ricerca, studio, scenario, evoluzione, indagini, perché si potesse conoscere il paese, si potessero conoscere i problemi reali del paese, economici, sociali, perché si potesse arrivare ad una Costituzione moderna e che potesse rispondere alle aspettative, alle esigenze effettive del paese. E poi una vera e propria opera di informazione, di divulgazione pedagogica, perché si doveva far crescere finalmente per gli italiani un senso di cittadinanza democratica prima ancora di avviare un processo di alfabetizzazione costituzionale. E in questo volume poi si affronta anche la questione economica e quindi si considerano anche le strategie economiche che all'interno del Ministero della Costituente attraverso la commissione di studio e le diverse sottocommissioni hanno fatto, ma anche in riferimento al, diciamo, al più ampio scenario economico internazionale. E poi si parla anche del ruolo dei partiti politici, quindi questioni come la personalizzazione del partito politico, la crisi, il partito politico e la società globale e la dimensione sovranazionale, e la questione della regolamentazione giuridica, insomma questioni che sono ancora oggi aperte nel dibattito culturale e politico odierno. È un volume ricco e noi cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta i relatori presenti stasera e gli autori dei saggi per la loro disponibilità, per la loro collaborazione, per i loro contributi scientifici, perché hanno reso possibile, ancora una volta possiamo dirlo, insomma per la Fondazione Di Magno, raggiungere un importante obiettivo come istituto di ricerca storica. Il patrimonio della Fondazione Di Magno, ma direi diciamo l'intera comunità, si arricchisce di questo lavoro, e lavori come questi sono degli strumenti scientifici che certamente permettono di analizzare, conoscere vicende, nomi della storia passata, ma devono servire soprattutto per leggere e vivere il tempo presente e quindi in questo caso leggere la nostra Costituzione, avendo così la possibilità anche di recuperare
ideali, valori, punti fermi, che magari nel corso del tempo forse sono stati persi. E io colgo l'occasione anche per riportarvi, farvi pervenire il saluto del sindaco di Bari, Antonio De Caro, e del presidente della regione di Emiliano, si scusano per la loro assenza, ma fanno appunto pervenire il loro saluto. Passo adesso subito la parola all'avvocato Gianvito Mastroliero, presidente della Commissione di Bari. Buonasera, grazie a tutti. A me non tocca parlare della ricerca e del volume. Della ricerca e del volume parleranno gli illustri relatori che abbiamo invitato e che io ringrazio per aver accettato i nostri invitati. Io non posso fare a meno di sottolineare però fatto sostanziale. Questa ricerca a noi della Fondazione di Bagno ci ha consentito di poter assolvere la duplice nostra funzione, che è quella di creare, di cercare, di scavare ancora di più nella memoria del socialismo italiano, ma naturalmente anche di parlare di Pietro Nenni, che è la figura che credo nella seconda metà del Novecento l'abbia a più alto livello rappresentata, non solo in Italia ma anche internazionalmente. Le condizioni nelle quali Nenni svolse il suo lavoro di ministro della Costituente, peraltro per dei pochi mesi, come è noto, nel governo Barri, non furono facili. Scorrendo una biografia che ci è stata donata soltanto qualche ora fa, rispetto ai tempi, una biografia inedita di un personaggio a torto dimenticato della storia della nostra terra, ho trovato questo pensiero a proposito degli anni non facili nei quali questo lavoro di preparazione della Costituente si svolse. A Roma, al governo Bonomi, nel giugno 1945 era seguito un governo più rappresentativo della Resistenza, presieduto da Ferruccio Parri, Maurizio del Partito d'Azione. Si poteva pensare che questo fosse un successo e tale noi lo considerammo nell'immediato. Ma il governo Parri era nato gracile, sia perché il suo nome era venuto fuori come una mediazione tra un governo Nenni del PSU e un governo, siamo così in particolare, il Partito Italiano, e un governo De Gasperi della DC. Sia per i crescenti condizionamenti alleati, sia per il deteriorarsi dei rapporti tra i partiti del CLN e sia infine per la politica della Chiesa di Pio XII, fermamente ostile ad ogni svolta socialista, anche moderata nel Paese. Scrive queste cose Renato Sciotti, del quale, ripeto, abbiamo acquisito gli archivi e che speriamo di poter presto restituire alla conoscenza come sicuramente egli merita. Devo dei ringraziamenti al magnifico rettore che ci ospita, Roberto Bozza, che è un vecchio amico che ho conosciuto, giovane praticante nello studio, un amico non dimenticato, conosciuto che era anche veramente una casa di grande passione civile. Ringrazio Sandro Torre, Gianfranco Viesti, Silvio Suppa, il presidente Piero Curzio, per il quale con loro c'è una migliore frequentazione. Con lui spero che questo sia solo la prima volta, mi auguro che sia per noi solo la prima volta, che hanno accettato di parlare di questo libro e di questa ricerca. Io devo ringraziare molto, davvero molto, gli studiosi che hanno lavorato a questo libro. Ringrazio Luigi Volpi, Marina Comei, che hanno scritto un saggio di grande pregio, anche perché sono della nostra università, insieme alla Daniela Poli, che anche essa è della nostra università, ma in questo momento insegna all'estero. Poi ringrazio virtualmente Zeffiro Ciuffoletti di Firenze, Salvador di Catania,
Tommaso Edoardo Frosini che è fra Napoli e Roma, Danilo Preschi che è a Roma e Pino Pisicchio che è qui e che spero solo temporaneamente noi abbiamo prestato all'Università di Roma e l'abbiamo sottratto ad altri impegni, grazie a Elio Cecchi che ha coordinato sia la ricerca che il volume con passione direi militante. Devo doverosamente un pensiero a Franco Marini, già Presidente del Senato e Presidente del Comitato Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato di comitato di valutare i progetti che sono pervenuti alla Presidenza in occasione, tra virgolette, dei grandi anniversari, come si dice, e noi questo progetto abbiamo presentato appunto all'anniversario della Costituzione. Devo dire che la Commissione ha valutato questo nostro progetto all'unanimità con un giudizio molto 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 sincero e di che naturalmente mi viene di particolare orgoglio. Con loro ringrazio la struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri presieduta dal dottor Mancinelli e da una ragazza, da una giovane funzionaria che abbiamo scoperto che nel suo sangue, metà del suo sangue essere addirittura di Conversano, il che naturalmente ci ha fatto particolarmente felici. E dopo l'incontro di oggi se ne svolgeranno altri. Dopodomani il libro sarà presentato a Roma, amici altrettanto appassionati. E poi proseguirà la presentazione di questo libro, perché c'è stata già preannunciata la presentazione a Milano presso lo storico circolo di Amicis dei socialisti di Milano, mentre sarà presentato anche a Catania presso l'Università di Catania, la Facoltà di Scienze Politiche. Questo naturalmente ci fa particolarmente contenti e noi saremo ben lieti di portare dovunque la testimonianza di passione civile e democratica che è insita in questo pezzo di vita, ma non solo in questo pezzo di vita di Pietro Nenni. Devo rivolgere un pensiero, spero che voi comprenderete, a casa mia, cioè all'interno della Fondazione di Roma. Devo rivolgere alla nostra piccola ma generosissima struttura che assolve a questo lavoro con grande sacrificio e gli devo dare atto a tutti con grande passione, spesso soprassedendo anche a quelle che sono naturalmente le esigenze primarie di ciascuno. Desidero dare un pubblico riconoscimento anche ai nostri collaboratori, Chiara Pagnozzi, alla Maria Minunno, a Oscar Bonamano, che insieme a Simone Boccuzzi hanno curato un abstract che ciascuno di voi potrà trovare a partire da un album molto bello che potrà trovare domani nel sito www.divanio.it/fondazione-epub.pdf che è corredato da una fotografia, da una galleria di fotografie di Nenni che fanno parte del patrimonio dell'archivio storico della Fondazione Divanio, perché sono fotografie di Rocco Enrico riprese nel Teatro Petruzzelli, nella vista di Nenni a Bari, in una delle tante visite varese di Nenni, questa in particolare del 1972. Ringrazio Mattia Ramuni e Vittorio Di Lorenzo, sono loro che maneggiano con questi strumenti della modernità che naturalmente prima sono molto congeniali e che poi sono gli unici che hanno consentito di farci ritrovare tutti insieme qua, perché naturalmente io per ringraziare loro dovrei ringraziare ovviamente tutto quanto voi. Grazie e buona scuola. Buonasera a tutti e a tutti, sono nel portare il dipartimento di giurisprudenza
sono in realtà io a ringraziare gli organizzatori per aver scelto la nostra sede per un'iniziativa così prestigiosa, che si pone, secondo me, non casualmente, al termine, verso la fine di un anno che è stato molto intenso per le attività del Dipartimento, soprattutto per la convegnistica, e in particolare si pone al termine del nostro ciclo di eventi dedicato ai 70 anni della Costituzione, di cui forse questo, non casualmente, questo incontro rappresenta una sorta di ideale post scriptum o forse ante scriptum, dipende appunto dai punti di vista. Certamente, certamente il miglior modo di celebrare la nostra Costituzione non è quello di consegnarla alle teche della retorica, assolutamente, ma quello di continuare a studiarla. Di continuare a studiarla, di continuare a indagarne le radici, così come questo meritorio libro fa questa ricerca di grande pregio. Non fosse altro perché le Costituzioni, come ben sappiamo, non sono solo testi giuridici, compendi di regole, ma esprimono molto più ampiamente una condizione di sviluppo culturale di un popolo, del quale rappresentano uno strumento fondamentale di autorappresentazione, cioè lo specchio di un popolo. Le Costituzioni contengono e tramandano una memoria di informazioni ed esperienze, un patrimonio di idee e appunto di radici, di cui poi di volta sanciscono la riproduzione o la recessione, a seconda di poi come va nel corso della storia. Ma c'è dietro appunto, ci sono dietro l'idealità. Diceva Petronelli che per scrivere una Costituzione non basta, sulle parole sue, comprare da un brigattiere una maglia calza usata, né serve una cucitura di pezzi presi qua e là tra il mezzo centinaio di Costituzioni esistenti o in un consesso, lui diceva, di assorti professori di diritto pubblico, che è un'espressione molto simpatica. Sarebbe in questo caso una Costituzione non vitale, in genere. Cioè un pezzo di carta con nastri e sigilli da conservare in malinconici musei storici. E quindi piuttosto egli concludeva, occorreva, questo fu il grande sforzo, intercettare quella pullulante vita nascosta di attese e speranze. Sono espressioni molto incisive, molto rappresentative del suo punto. E fu proprio il Ministero per la Costituente, istituito nel luglio 45 con a capo Nenni, appunto, a rappresentare una vera officina delle speranze, ricorre questa espressione. Certo che dà orgoglio, ma anche molta malinconia, ripensare allo slancio ideale di quel tempo, rileggere ad esempio l'opuscolo del 1946 di Arturo Carlo Diemolo, che cos'è la Costituzione, dove il grande giurista affermava che ogni legislatore deve essere guidato, sorretto, confortato dalla coscienza del suo popolo. Verrebbe da chiedersi appunto se come popolo, come classe dirigente, siamo stati sempre all'altezza di questo compito. Beh, diciamo, in conclusione, ci farà bene certamente per un pomeriggio tornare a sentire l'odore di quell'officina delle speranze, grazie ad un libro di grandissimo pregio di cui non si potrà non tener conto nelle future riflessioni sul tema. Grazie. A me spetta soltanto il compito, in una manciata di minuti, di fornire indicatori di lettura per inquadrare la ricerca e il libro che ne è il risultato. Gli indicatori che si propongono portano verso quattro direzioni che riassumo con moderato schematismo. Per iniziare, la figura di Pietro Nenni, ministro per la Costituente, è centrale ma non esaurisce l'orizzonte della ricerca. La ricerca raggiunge punti anche distanti dal terreno originario, sino al confine del rapporto tra Costituzione italiana e costituzionalismo comunitario, quello che si va definendo per sovrapposizione e stratificazione dei trattati comunitari. Nel saggio di Salvandò questo rapporto è ampiamente sviluppato.
A nostro parere non è uno sconfinamento arbitrario. Nelle commissioni di studio istituite da NEMI e nell'abbondante materiale informativo prodotto dal Ministero, forte fu l'interesse verso modelli costituzionali ed anche di democrazia popolare europei e non solo europei. Materiali che per la loro capillare diffusione, per qualità, entrarono per così dire nelle case dei quadri intermedi della società. Si pensi ad esempio all'ampia rete degli amministratori locali che furono direttamente coinvolti e di conseguenza contribuirono a formare le prime maglie della discussione pubblica sulle nuove istituzioni. L'altro versante di ricerca è la figura complementare di Massimo Severo Giannini, nella veste di coordinatore e organizzatore del lavoro delle commissioni di studio volute da NEMI. Di questo impegno e del ruolo di Giannini si è voluto valorizzare un aspetto non sempre emerso con la forza adeguata nella ricostruzione storiografica, vale a dire l'aspetto di attento selezionatore di forze intellettuali e professionali cresciute nel fascismo e che la nuova Italia ereditava dal regime, da inserire nel nuovo quadro istituzionale e culturale del Paese. Un lascito dunque di professionalità, di esperienza e di sensibilità, si pensi soltanto a Liri di Alberto Beneduce e Donato Menichella e alle risorse professionali formatesi nella Banca d'Italia, vere e proprie scuole di formazione manageriale e anche politica, forze da liberare dai lacci autoritari e corporativi e inserire in un ruolo di primo piano e non soltanto tecnico nella ricostruzione economica del Paese. Una saldatura, possiamo dire, tra vecchio e nuovo, che rappresentò un capolavoro e allo stesso tempo un modello di sviluppo, un concetto quest'ultimo molto caro alla sinistra, che ebbe modo di svolgersi non solo sul versante della politica economica, ma anche della cultura politica. Marina Comei ha dedicato un'importante riflessione su questo tema. Si pensi ancora alla Cassa del Mezzogiorno che vide all'opera nel dopoguerra due grandi protagonisti, diversi ma uniti da un'idea produttivistica e allo stesso tempo pianificatrice dello sviluppo. Stiamo parlando di Pasquale Saraceno e di Rodolfo Morando. Un'altra direzione ancora è la rimessa in gioco di un dualismo, meglio dire di una dialettica. Da un lato l'idea di Nenni di legare la spinta popolare per la ricostruzione alla domanda di Costituzione, all'attesa di Costituzione che saliva dal Paese, come scrive Luigi Volpe nell'importante e innovativo saggio che apre il volume. Dall'altro lato la visione di Togliatti di legare l'opera costituzionale alla forza dei partiti, al loro radicamento sociale, alle loro culture politiche, alla capacità di mediazione che quest'ultima si realizzò nell'Assemblea Costituente attraverso il rapporto con Dossetti e con il formidabile gruppo dei cattolici democratici eletti all'Assemblea, i cosiddetti professorini, stiamo parlando di Moro, Fanfani, La Pira e tantissimi altri. Una dialettica dunque tra questa idea di Nenni di legare popolo e Costituzione a quella del capo comunista di innervare la Costituzione attraverso la forza libera e non istituzionalizzata del partito politico, una forza alimentata dalle grandi ideologie e che sa tradursi nella capacità di direzione delle masse e allo stesso tempo nella capacità di mediazione politica. Nenni invece confidava nella spinta popolare per consolidare la cifra radicale della democrazia e l'istituzione dei momenti partecipativi dei lavoratori nella vita delle imprese, nella gestione dell'economia e più in generale del Paese. In questa dialettica prevalse, come sappiamo, il realismo politico di Togliatti. E infine, la nostra Costituzione è il timbro della Costituzione compromesso, della Costituzione aperta. Esemplari sono le parole di Togliatti pronunciate il 22 dicembre 1947 al momento della votazione finale della Carta. Ebbe a dire in un breve
improvvisato ma assai significativo intervento che aveva anche il senso di un monito. Disse: ognuno di noi è libero di intendere l'atto che oggi si compie, quindi l'atto di una Costituzione aperta ai rapporti di forza mentre si chiudevano le frontiere ideologiche disegnate dalla guerra fredda. Oggi sono forti le pressioni per riaprire la Camera e queste pressioni sono avanzate da correnti di pensiero e di azione non precisamente orientate democraticamente. A queste si aggiungono istanze riformatrici della struttura costituzionale che potremmo dire si muovono prudentemente secondo il principio del rinnovamento nella continuità. Perché questo insieme di spinte sia incanalato, sia ricondotto a una ragione democratica e a un'azione di lungimirante riformismo, è forse utile rinnovare oggi quella domanda costituente fortemente voluta da Nenni, capo dei socialisti italiani e ministro per la Costituente. Una domanda costituente da ricreare in un tempo di crisi sistemica della politica e dei partiti. Una domanda da riprendere al pari della sfida democratica del dopoguerra. E questo è un auspicio che il libro consegna ai suoi lettori. Grazie. Sì, insieme al diritto costituzionale, una delle prime cose che al momento in cui incontro i ragazzi del primo anno ci tengo a precisare è che una Costituzione non può essere letta, conosciuta e compresa soprattutto esclusivamente come un documento giuridico, perché una Costituzione rappresenta un grande evento storico di un paese e un evento della politica e se vogliamo anche un evento culturale. E il lavoro che è stato svolto con la Commissione dei 75 alla Costituente lo ha testimoniato ampiamente. Certo, si trattava di risolvere un problema fondamentale, è stato già accennato precedentemente, continuità o discontinuità. Questo è il dilemma che si posero esattamente intorno agli stessi mesi in cui la nostra si andava verso il referendum e l'elezione della Costituente, che si posero i francesi. I francesi dovettero a un certo punto decidere, dopo anni di occupazione tedesca, di ripristinare l'ordine costituzionale e possibilmente un ordine costituzionale equilibrato e democratico. E ci si pose quindi il quesito che affrontare nel referendum: cosa facciamo? Ripristiniamo la Repubblica precedente, la Terza Repubblica, oppure scriviamo qualcosa di veramente nuovo? Una stragrande maggioranza dei votanti disse: no, dobbiamo creare qualcosa di nuovo. E la nostra Costituzione come nasce? E anche qui il dilemma era lo stesso, perché le grandi forze che hanno animato la nascita, la scrittura e la nascita delle grandi Costituzioni di matrice, che chiamiamo di solito nella classificazione di matrice liberale, avevano lo stesso tipo di problema: era una grande coalizione centrista di carattere più o meno confessionale, se vogliamo, legato comunque a questo dato, la grande area delle sinistre, socialiste o comuniste, e poi un'area che chiameremo laica. Tutti avevano lo stesso problema: continuità o discontinuità. E quindi il discorso era: insomma, questo fascismo è stato una parentesi o è stato un elemento dello sviluppo della società italiana, del sistema politico? Perché dare una risposta ad uno o all'altro delle possibilità non era indifferente, non era una semplice questione di metodo, era una questione di valore, una questione di fondo. Perché se noi leggiamo un testo e troviamo una parentesi, la parentesi si può tranquillamente eliminare e si ritorna al precedente, e quindi vuol dire che togliere il fascismo avrebbe potuto significare, come parentesi, tornare tranquillamente al vecchio stato di carattere liberale. Oppure elemento di discontinuità rispetto al discorso: la parentesi fa parte dell'evoluzione della società italiana, bisogna dare una nuova spinta. E quindi in un certo senso ci si ritrova all'interno di un
in un momento nel quale tutto è provvisorio la loro tenenza, anzi si cerca di renderla definitiva, di cambiarne qualche tempo prima del referendum. È provvisorio il concetto di Costituzione, bisogna capire che tipo di Costituzione vogliamo scrivere. Il referendum consegna un mandato molto preciso, sarà una repubblica, e c'è già chi comincia a proporre un altro tipo di repubblica rispetto a quella che noi poi abbiamo realizzato, cioè una repubblica di carattere presidenziale, insomma tutto è provvisorio. L'esperienza del Ministero della Costituente mi sembra molto, molto importante ed è su quello che io ho concentrato la mia attenzione, perché entra in gioco qui un fenomeno che era radicalmente nuovo per il pensiero politico e costituzionale, penso che ci fosse un pensiero costituzionale vero e proprio in Italia nel 1946, formato, pronto ad agire, bisognava costruirlo. Il discorso nuovo era quello del dialogo tra forze politiche, e quando dico questo penso non solamente all'incontro tra le ideologie, ma anche all'incontro dei metodi, all'incontro delle culture, all'incontro delle formazioni. Se guardiamo la sociologia della Commissione di 75, per non dire poi dell'intera Costituente, ma noi ci concentriamo sui 75, e vediamo che le forze politiche che la compongono ricorrono a metodi diversi per inviare i loro portavoce, i loro agenti, diciamo, per la scrittura della Costituzione. La Democrazia Cristiana ricorre molto ai giuristi. Ci sono 5 giuristi nella Commissione del 75, a cui 10 li troveremo poi come Presidente della Repubblica, no? Leone in particolare, e poi Leone, poi o come Presidente del Consiglio, Moro per esempio. E quindi la Democrazia Cristiana non ha un divario di dirigenti in partito, di gente che ha fatto la resistenza. Nel senso diciamo attivo, quanto piuttosto hanno lavorato nell'antifascismo, che era già qualcosa di molto importante, e quindi devono reclutare una serie di persone la cui formazione proviene dagli anni del fascismo, i giovani mortati, così formati all'interno delle accademie fasciste. E se adesso pensiamo che solamente una dozzina di professori al momento del giuramento si rifiutano di giurare e vengono quindi estromessi dall'insegnamento, e gli altri sono persone che hanno in genere diritto all'invito di croce a rimanere all'interno del sistema per farlo vivere dall'interno, per cercare di inoculare degli elementi di democrazia, di pensiero, di logica che non fossero quelli del fascismo. In poche parole, per non lasciare campo libero al regime, riproducendo un avventino anche sul piano culturale all'interno dell'accademia, dell'università. Quindi prevalenza di giuristi. Abbiamo un'altra Costituzione che è stata scritta prevalentemente da giuristi, è stata la Costituzione di Weimar, che rappresenta un sistema che i nostri studenti conoscevano, almeno quelli formati nell'università e quelli che avevano assistito poi dal punto di vista strettamente politico allo sfacelo di una splendida democrazia che però non aveva gli strumenti per reggere alle pressioni della realtà. Dalla parte sociale comunista arrivano invece molti dirigenti di partito, c'è solamente un paio di persone che in qualche modo si possono considerare di provenienza accademica. Fra questi il più importante è che sia abbiamo Calamandrei, abbiamo Luini, sono persone che hanno molto condizionato i lavori della Costituente. Insomma, in definitiva bisognava creare un supporto di carattere scientifico, di conoscitivo, un supporto di pensiero libero, pensiero costituzionale libero, che potesse servire a tutte queste diverse categorie di persone. Accademici presenti nella Commissione del 75, dirigenti di partito,
partito, evidentemente le sinistre non si fidavano molto degli accademici, ma volevano loro uomini all'interno di questo organo così importante per la scrittura della Costituzione, e quindi in un certo senso bisognava inventare una nuova forma. Quello che mi ha colpito, partendo proprio dal nome del Ministero, è questa particella terra costituente. Si sarebbe potuto dire il Ministero della Costituente, il Ministero degli Esteri, il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa. E invece questo per sta ad indicare una, un Ministero che si pone al servizio, che opera per far funzionare qualcos'altro. E quindi praticamente il sappiamo che ci fu, e questo ce lo dice bene il saggio di Wolf, che all'interno dell'organizzazione di questo sistema di supporto alla Commissione del 75, pensando in particolare dell'Assemblea Costituente, perché ancora non si sapeva che sarebbe nata una Commissione del 75, bisogna fare una scelta fondamentale. Creiamo diamo un incarico a dei tecnici oppure creiamo addirittura un'istituzione che faccia questo. È l'istituzione di cui si aveva bisogno, perché sono le istituzioni che dovevano ripartire dopo la cancellazione totale delle istituzioni democratiche che era stata compiuta durante il ventennio fascista. E questo la nascita di questo dicastero fu fortemente voluta da Nenni. Cosa fa questo documento? Questo è noto, è stato detto, però lo voglio sottolineare un aspetto. Intanto, prima di tutto, deve organizzare la nascita dell'Assemblea Costituente. Sì, è vero, c'è stata una decisione di creare in Italia un momento costituente, ma bisogna realizzarlo. E allora il voto, l'indizione, anche il metodo elettorale, si sceglie un metodo elettorale che è quello proporzionale, perché fino alla prova contraria nella percezione del tempo, ma anche diciamo nella nostra di oggi, il proporzionale rappresenta forse il sistema più democratico. Avrà degli altri difetti, si dice che non garantisce la governabilità, che favorisce il pluralismo dei partiti, a meno che non si introducano dei correttivi, come in Germania, ma certamente è il sistema che rispetto al maggioritario valorizza tutto ciò che emerge dalla società in termini di scelte politiche. Quindi nel momento in cui si deve ricostituire un principio di democrazia nel nostro paese, ecco che si sceglie la proporzionale, così come dall'altro punto di vista si opta per il referendum. Bisogna mettersi in due elementi importanti, la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta. La Costituente ha un ruolo nel dare indicazioni di questo tipo, il Ministero e indicazioni di questo tipo. E poi la produzione scientifica. Io ho portato con me uno dei volumetti editi dal Ministero della Costituente, edito a Firenze con la casa editrice Sansoni, è il numero 5 dedicato alla Costituzione inglese. Lo faccio perché poi questo è stato uno dei documenti da cui poi ho potuto sviluppare tutta la mia riflessione sul sistema britannico, perché rappresenta ancora una sintesi molto, molto importante. Questo viene fatto per moltissimi sistemi politici, per moltissime organizzazioni costituzionali, quelle poche che erano diciamo osservabili, se vogliamo, rispetto a tutte quelle che invece sono nate successivamente. E anche molti documenti del Ministero della Costituzione erano dedicati a sistemi elettorali, perché bisognava mettere assieme una conoscenza che in qualche modo non solo si riferisse all'organizzazione istituzionale dei paesi, ma anche al modo con cui questa doveva essere formata. Sartori dice che i sistemi elettorali sono tanto importanti che non bisogna neanche scriverli nella Costituzione. Sembra un paradosso, ma il sistema elettorale rappresenta il meccanismo fondamentale per formare le istituzioni, e i nostri costituenti stettero molto attenti a non riprodurre il sistema weimariano, che aveva inserito la proporzionale con l'illusione di salvare la propria, di garantire la propria democrazia, di blindarla nel testo costituzionale. Alla fine questa inserzione della proporzionale della Costituzione aveva reso immodificabile totalmente il sistema elettorale, e di fronte alla frammentazione dei partiti questa impossibilità era stata una delle
della Costituzione Weimariana. E quindi fu molto intelligente la scelta del Ministero della Costituente di mettere insieme moltissimi di questi volumi di sintesi, non solo dei grandi trattati, non serviva a scrivere 600 pagine per spiegare la Costituzione britannica o quella degli Stati Uniti, occorreva che ci fosse un materiale di base che aiutasse a orientare le opinioni e il lavoro dei nostri costituenti, però aggiungendo anche degli studi altrettanto sintetici ma abbastanza chiari, dei sistemi elettorali, di come si vota, di come si scelgono le istituzioni, come si formano, in quale modo. Occorreva quindi fare delle scelte fondamentali e questa collezione rappresenta forse la prima collezione libera di volumi dedicati al costituzionalismo. Quali erano i precedenti? Ma io penso che il precedente più importante fosse all'epoca, diciamo, nella svolta del Novecento, la più importante collezione Magni-Alti, che traduceva e presentava al pubblico italiano opere di grande respiro, di provenienti da diversi ambiti culturali, da diverse scuole, prevalentemente anglo-americane ma anche europee. Dopodiché non ci fu nessuna, questo tipo di produzione così varia, così formativa, cessò completamente. E negli anni della prima guerra mondiale e poi con il fascismo, certamente parlare di libertà fondamentali come nate con la Magna Carta oppure parlare di sistemi elettorali di libertà non era qualcosa di molto consigliabile per il docente o l'insegnante che volesse in qualche modo formare le nuove generazioni. E quindi la ripresa degli studi è dovuta anche a questo contributo importante. Questo appunto non è solamente rivolto, non sono solamente di manualetti per costituenti, diventano una specie di giacimento culturale che nell'università ha avuto enorme efficacia, ha prodotto molta efficacia nel formare la conoscenza di base dalla quale poi sono nati tutti gli studi di diritto straniero. Era necessario che questo fosse fatto e è stato molto importante che sia stato fatto attraverso il Ministero e finalizzato all'attività di coloro i quali si accingevano a elaborare la nostra Costituzione. La collana di testi e documenti costituzionali ancora oggi è conservata anche nella nostra Università. Purtroppo molti di questi volumetti non si trovano più, chissà, molti docenti se ne sono spesi molti per primo. E quindi bisogna tentare di recuperarla come si sta recuperando anche la collezione Lugnati, che rappresenta un giacimento importantissimo. Il bollettino, anche questo merito dal Ministero, era invece una forma più agile, più rapida, mi pare che venisse poi ogni settimana, ogni 10 giorni, insomma, con una cadenza molto più ravvicinata, perché anche gli eventi delle trasformazioni, in un momento di grande trasformazione, qual era quello che fece seguito alla Seconda Guerra Mondiale, certamente era metteva in campo una fenomenologia della democrazia, della ricostituzione degli stati e così via, che doveva essere tenuta sotto osservazione, perché non bastava semplicemente studiare il costituzionalismo classico, occorreva anche studiare il costituzionalismo che si stava sviluppando. E quindi la grande intelligenza del Ministero della Costituente nel fornire questa gamma di contributi culturali e di aggiornamento penso che sia stato qualcosa di molto formativo sia per i nostri costituenti sia per il pubblico, cioè per quelle persone che poi alla fine hanno acquistato questi documenti. Concludo dicendo che nel corso di diritto costituzionale, io forse dico delle cose che non sono del tutto in linea con lo spirito di un dipartimento giuridico, occorre soprattutto che i nostri studenti si rendano conto che esiste il costituzionalismo, che esiste la storia, che esistono gli altri sistemi costituzionali, che questi sono nati attraverso un lungo processo di decantazione, molte battute d'arresto, molti episodi, molte situazioni
terribilmente traumatiche, per risolvere quel dilemma classico del costituzionalismo, che è il rapporto che si crea tra il potere e tra le libertà. L'equilibrio che occorre creare tra queste due oggettive condizioni, il potere è necessario, sarà come un male per alcuni di noi, però è necessario per mettere ordine. Le libertà sono importanti, esistono oggettivamente perché ci appartengono come persone, però questi due aspetti sono tendenzialmente in antitesi tra loro. Dove c'è tanto potere le libertà si restringono, dove c'è tutta la libertà il potere non esiste e si ritorna al caso. E allora la scienza del costituzionalismo è proprio questa, quello di mettere assieme, di mettere d'accordo queste due grandezze. E se noi riusciamo a far comprendere questo agli studenti che entrano nelle nostre università, allora poi alla fine la coscienza democratica non può non svilupparsi, non può non radicarsi nella loro esperienza di vita. E, fortunatamente io sono capitato nello stesso periodo, alla conclusione del primo semestre, in cui si affronta proprio il tema della Costituente, della nascita della Costituzione, per cui la riflessione sul Ministero della Costituente mi è servita molto per spiegare agli studenti il metodo di scrittura di una Costituzione, che deve essere per forza una Costituzione di compromesso, altrimenti non è una Costituzione democratica. Noi usiamo il termine compromesso come in senso dispregiativo, io non mi comprometto, non mi voglio compromettere, così via, ma se non c'è un compromesso, un accordo reciproco, una promissione tra parti che hanno non solo diverse ideologie, ma anche diversi metodi della politica, non può nascere una Costituzione davvero democratica, altrimenti abbiamo le Costituzioni concesse dai sovrani e le Costituzioni presentate da un partito unico. E questo non è possibile se si vuole passare dagli stati totalitari alle democrazie. E se riusciamo a spiegare questo ai nostri studenti, allora forse la scommessa sarebbe una qualità, la nostra classe politica, che oggi forse lascia un po' desiderare, sarà una scommessa che ha qualche speranza. Grazie. Un po' di celebrazione, un po' di studio, abbiamo perso
la cosa più bella che aveva, il carattere più bello che aveva la Costituzione italiana è che questo libro ci ripropone integralmente, senza perdere nulla di quella volontà originaria. Cioè la provvisorietà del processo, la difficoltà del processo che ha condotto poi alla stesura di un articolato che noi chiamiamo Costituzione, e anche la dose di apertura che al momento la stessa nostra Costituzione, così come propone, quando per esempio introdusse nella Costituzione, io mi scandalizzai, il principio secondo il quale non si può fare per passivo nel bilancio dello Stato, eccetera, la Costituzione non detta norme su come condurre la politica, non è questo il compito della Costituzione. Norme alla luce delle quali si possono assicurare il rispetto dei diritti e anche della reciprocità di quelli, ma la continuità di quel discorso, che io non chiamo discorso, chiamo processo, ma non credo di stare su un terreno diverso da quello che il professor Borges proponeva. Cioè la Costituzione, mentre si forma e ha una fase anche magmatica, ma non di disordine, per carità, non ha, ha una pluralità di suggestioni che poi devono arrivare ad una formalizzazione, purché però questa formalizzazione non fermi la natura stessa dinamica della Costituzione, di discorso e di processo. Per esempio, leggendo il saggio terribile, io lo dicevo privatamente poco fa, di Marina Comelli, la professoressa Comelli, che ha dovuto affrontare una quantità eccezionale di cose di quel tempo, di tempi successivi, eccetera, per arrivare a tirare fuori un concetto che ancora oggi è un problema per noi, la stabilità economica, che allora è una messa, tenendo conto anche del fatto che gran parte dell'economia era un'economia di ricostruzione e che ripartiva faticosamente con l'aiuto pesante di mezzi finanziari e anche materiali provenienza dagli Stati Uniti d'America. E ciò nonostante, arrivare a prima possedere e poi a realizzare una stabilità economica, una parola interessantissima, che però non è una stabilità economica che non è mai stabile. E questo è il bello dello simbolo di questo termine, della stabilità economica, che viene da un processo e chissà se riuscirà a mantenerlo questo processo. La prima contraddizione fra le tante è il Mezzogiorno, che nell'obiettivo della stabilità è un problema, perché il Mezzogiorno non possiede ancora la stabilità sociale, figuriamoci se può possedere la stabilità economica, e la estraneità rispetto a questo percorso faticoso e tuttavia ambito di quel progetto Beveridge, che in Inghilterra era già stato pronunciato, esibito, stampato, messo in discussione quando la guerra non era ancora neanche finita, che aveva al centro non la stabilità ma addirittura un dinamismo economico destinato a produrre uno stato del benessere, che è un passo assai più avanti del Wohlfahrtsstaat, modello tedesco, che significava semplicemente un buon esercizio di una buona amministrazione arroccato intorno alla protezione del lavoro. No, il Wohlfahrtsstaat è un'altra cosa, era un'economia, un ambiente economico, un ambiente, uno spazio dell'economia, in fondo al quale c'era sì la stabilità ma c'era il benessere. E quindi questo continuo contendersi di attrazione verso la stabilità, ma di impossibilità di imbrigliare le forze che è verso quella stabilità lavoro. E in questa direzione il saggio di Peschi e Ciuffoletti esattamente lo specchio di questo fascino della stabilità e di questa irraggiungibilità della stabilità. Quando Neri dice la Repubblica è un mezzo, non è uno scopo, un'affermazione che oggi ci farebbe saltare tutti sulle poltrone, perché per Neri poi l'obiettivo finale a quel tempo, quelle cose andavano diversamente, era continuare a far l'amore con l'idea della rivoluzione, a far l'amore, con l'idea della rivoluzione, leggere fino in fondo le suggestioni di un socialismo che a quel tempo appariva più carico di un potenziale di giustizia e di redistribuzione rispetto ad un capitalismo che invece ha già in quegli anni poneva il problema
nella collocazione del lavoro, il problema della distribuzione del benessere, dei redditi, il problema di come condurre lo Stato, di come la conduzione dello Stato potesse essere un progressivo allontanarsi senza ritorno dalla tragedia del fascismo e dalle duplice tragedie di ben due guerre mondiali alle spalle. Questo è il discorso o il percorso che noi ritroviamo. Per questo io dicevo in una telefonata di amicizia con l'avvocato nostro presidente Mastroio, dicevo questo non è un libro morto, ma non nel senso che non è un libro morto perché ha da raccontarci tante belle cose, sicuramente anche in questo senso, ma non solo in questo senso, perché è un libro che invece di concludere un discorso, io credo che stia riaprendolo adesso. Qual è il rapporto fra processo e stabilità? E qual è l'interrogazione che noi oggi possiamo rivolgere a noi medesimi? Che uso abbiamo fatto della Costituzione? Al di là del fatto che sia finita la guerra mondiale, che sia finita la guerra fredda, e quindi siamo finiti, diciamo, gli elementi di affermazione delle regole in un mondo che quello sì era morto, era fermo, anche se le forze di quel mondo comunque si muovevano. Che cosa ci è rimasto di quel, cioè, no, che cosa abbiamo perso? Non ci è rimasto, a me è rimasto, ma noi abbiamo perso di quel mondo. La possibilità di costruire un ordine basato sul dualismo, cioè un ordine che non è mai un ordine. Non solo perché non arriva ad essere un ordine definitivo, ma perché la sua forza interiore è il dualismo. Noi abbiamo perso questo elemento. Oggi la ricchezza non solo non porta il problema della redistribuzione, ma la ricchezza oggi, la migliore, quella ottimale, astratta per fortuna, è quella che non passa per il lavoro. Chi è bravo, chi è più bravo a evitare di far passare i propri investimenti dal lavoro, e quindi l'investimento finanziario massimo, quello è il più ricco di tutti. E noi nelle sedi giornalistiche continuiamo a dire che la ricchezza diventa sempre più grande, ma sempre più piccola la parte del mondo che la possiede questa ricchezza. E continuiamo a fare questa denuncia senza interrogarci sulle ragioni per cui. Io credo che quell'elemento di forza, di dualismo che la nostra Costituzione tuttora possiede nella citazione per esempio del lavoro sia stato un elemento disperso. Il lavoro, in questa fase, molti si interrogano, perché il lavoro è stato ridotto ad una quantità economica. Non era così nemmeno negli anni in cui Marina Comelli cercava quella stabilità, negli anni in cui, non in cui ricercava, li ha ricercati adesso, negli anni oggetto della sua ricerca. È la stabilità, nemmeno allora, non è un caso che in quegli anni il lavoro ruota intorno a lotte poderose, che non è una lotta per il socialismo, era una lotta per il ruolo del lavoro nella rappresentanza politica, ma nella rappresentanza generale dei figli della Repubblica. Quella era la lotta. Questo dualismo è andato perso, ed è andato perso un altro elemento che c'è nella nostra Costituzione, quando noi diciamo i corpi intermedi, le figure intermedie, l'impresa, che noi abbiamo completamente perso di vista, nel senso che abbiamo perso di vista le classi, non è una bestemmia, le classi, i ceti. Noi non sappiamo più recitare un decalogo delle classi e dei ceti. Ecco il populismo, da dove esce. Quando noi abbiamo perso l'etichetta delle classi e dei ceti, l'importanza dell'impresa come luogo in cui si media la proprietà e il lavoro, il capitale e il lavoro, dove si incontrano? Nell'impresa si incontrano, non alla televisione. Quando noi perdiamo questi elementi distintivi che stanno tutti nella nostra Costituzione e che sono corrispondenti alla dinamica, al rapporto fra ordine, fra stabilità e processo, che è un rapporto dinamico, tutto leggibile, questo saggio di
Zeffiro Ciuffoletti che guarda le forze che hanno partecipato a quel processo e che poi improvvisamente forze terze, che poi sono sparite dal destino della nazione, come se fossero forze accessorie, che in quel momento va bene, ma dopo ci abbiamo i grandi partiti, ci abbiamo tutto, siamo entrati nella proprietà dello Stato, che ci frega delle altre forze? No, le altre forze fanno parte di quell'ordine che punta alla stabilità, ma è dinamico al suo interno, non accetta la disciplina. Vuole l'ordine, ma non vuole la disciplina. Questo dato, a mio giudizio, dalla nostra, che è presente, è conservato nella nostra Costituzione. E qualcuno vuole fare uso della Costituzione, del cambiamento costituzionale, proprio per espulgare dalla Costituzione questi spunti forti e dinamici, questo processo che non si ferma e questa stabilità che non è mai stabile. Ecco, questi elementi che a noi, nella lettura della Costituzione e nella pratica politica del quotidiano, tuttora nella politica che ci circonda, quando un segretario, un presidente di una regione si impegna nella campagna elettorale per essere lui da capo presidente della regione, questo è abbandono della strada costituzionale e della storia che ci ha portati a questa strada costituzionale, della storia nel senso delle culture giuridiche e politiche. Delle forze che hanno creduto, che hanno rinunciato al tempo privato per impegnarsi nella costruzione di questa Costituzione, che è una chiave per entrare una volta e per tutte nella storia come processo di contraddizioni, di dualismi, perché questo è il tempo della storia, il dualismo. Se noi questo dualismo lo pianiamo o ci dimentichiamo, tanto vale stare al cammino o andare al cinema con la propria amata. Vi ringrazio. È un libro che personalmente ho trovato utilissimo per colmare delle evidenti carenze di cultura costituzionale che io, come molti altri italiani, ho. Parto da un'affermazione di Meuccio Ruini, il quale disse, non ricordo più in che occasione, lo appuntai tempo fa, che per attuare una Costituzione bisogna comprenderla e per comprenderla bene bisogna conoscere come nata. In genere chi fa lo sforzo di comprendere, io per qualche articolo della Costituzione ho fatto lo sforzo di entrare nei lavori preparatori, in genere lavora sugli atti della Commissione dei 75 e poi sul Comitato dei 18. Questo libro fa uno sforzo ancora più ampio, retroagendo e andando a ciò che è accaduto dalla caduta del fascismo al voto per la Repubblica e l'elezione della Costituente, e permette di riconoscere un lavoro, in particolare il lavoro di Nenni e del Ministero per la Costituzione, che è un lavoro su cui effettivamente bisogna fare luce per comprendere ciò che è accaduto dopo. Permette di capire la situazione in cui si trovavano queste persone e il vuoto che fu definito vuoto costituzionale che si venne a determinare dopo la caduta del fascismo e come
si diffuse tra le menti più acute la consapevolezza che lo Statuto Albertino e quel complesso di norme legislative ordinarie avevano ormai fatto da tempo il loro tempo e non si poteva ripartire di lì, considerando il fascismo come una parentesi, come un lungo incidente di percorso. Bisognava colmare questo vuoto costituzionale e si doveva fare non con i tempi dello studio e dell'accademia, tempi ovviamente lunghi e meditati, ma con i tempi serrati della politica. E in questa marcia a tappe forzate il libro descrive molto bene il ruolo propulsivo di Pietro Nenni. Lo fa in maniera appassionata, diventa una narrazione, un racconto molto, molto appassionato, non saprei usare altro termine. Del resto Nenni è un personaggio appassionante, un personaggio che, come ha detto il professor Suppa, richiama il termine amore e passione per la politica. Anche se nel descrivere questo impegno così forte, il libro secondo me permette di comprendere che Nenni giocò un ruolo politico fondamentale come segretario del Partito Socialista, ricostruito dal nulla, contrariamente ad altri partiti, in particolare il Partito Comunista, che è una sua organizzazione, mentre questi erano proprio un gruppo di persone ormai minimo che si fosse a fare questo lavoro, e quindi un ruolo politico forte, un grande carisma politico, ma anche il ruolo istituzionale di Nenni nel governo Padri e primo De Gasperi, il lavoro come ministro della Costituente, che si coglie negli scritti del libro una cosa molto importante, e cioè che un politico così forte, così carismatico, ha anche una grandissima sensibilità istituzionale e si ferma, non condiziona l'attività istituzionale per le sue finalità politiche. Vi è un grande rispetto della istituzione, di questo lavoro di preparazione culturale della Costituzione. Così come è anche molto interessante per noi appassionati del diritto, la vicenda di Massimo Severo Giannini narrata nel libro. Io l'avevo casualmente scoperto qualche tempo fa che Massimo Severo Giannini, il capo di gabinetto di quel ministero, e non è stato solo un grandissimo accademico, un grande amministrativista su cui in qualche modo ci siamo formati. Narrando queste storie, il libro permette di comprendere una cosa che sembra banale, e cioè come viene posta e matura l'esigenza di una Costituzione. Perché a pensarci bene e a collocarsi in quegli anni non era affatto scontato che si dovesse decidere di porre mano ad una Costituzione. E in questo il ruolo di Nenni è fondamentale nel porre l'alternativa. C'è un passaggio di non ricordo quale degli scritti, l'alternativa o la Costituzione o il caos, la consapevolezza che è un nodo assolutamente necessario, una scelta assolutamente da fare.
poi permette di analizzare il grande lavoro che più volte definisce di alfabetizzazione costituzionale, che è un lavoro fondamentale. Io francamente non pensavo che fosse così forte, io pensavo che nella commissione dei 75 fossero arrivati queste teste così importanti, da Costantino Mortati, ma portassero in qualche modo il loro background di studiosi. Invece c'è stato a monte del lavoro dei costituenti un lavoro addirittura ministeriale, il ministero che fa quello che ci ha spiegato poco fa il professor Torre, che non è una cosa così naturale, soprattutto per dei ministeri che si stanno organizzando lì in maniera abbastanza direi quasi improvvisata. E quindi tutto questa mole enorme di studi, di relazioni, di confronti, in cui si trovano in luce elementi della Costituzione che noi poi leggiamo come emersi nella Commissione dei 75 e negli accordi, il famoso accordo Moro, Basso, Togliatti, che porta all'articolo 3, che sembra quasi una invenzione di quel passaggio, è incredibilmente già presente nella relazione di Giannini, che viene citata dal professor Volpe a pagina 110 e 111 del testo. Relazione preliminare sul tema dei rapporti tra Stato e cittadini attinenti alla eguaglianza. Nella mezza pagina che è riportato, che avevo intenzione di leggere ma che non leggo perché non voglio occupare troppo tempo, ma vi invito a leggere a pagina 111, c'è in luce l'articolo 3 capoverso della Costituzione. E poi il libro fa un'operazione ancora più complessa, perché non solo ci permette di cogliere in questo lavoro di Nenni, di Giannini e di un gruppo più ampio in cui i socialisti svolsero un ruolo così importante, non solo ci permette di cogliere i semi che poi vengono sviluppati nella Costituzione, ma ci permette di cogliere anche le difformità e le criticità che poi si delineeranno dopo la Costituzione, cioè tra ciò che era stato pensato, propugnato, e quanto si è realizzato nel compromesso costituzionale, dove ciascuno ha dovuto rinunciare a qualcosa. Appunto va letto laicamente il concetto di compromesso costituzionale, come ci ha spiegato il professor Torre e come disse Togliatti in un famoso intervento, con una excusatio in qualche modo non richiesta, spiegando che non era un compromesso in senso deteriore, ma era un compromesso in senso positivo, quello che si andava a realizzare. E poi, come è stato ricordato poco fa, al tempo stesso dicendo che da questo compromesso ci si poteva in qualche modo slegare in sede di interpretazione dell'atto. Ma ciò che nel libro emerge è che il disegno di Nenni e di Giannini era un disegno che già prefigurava alcune criticità che avrebbero dovuto essere affrontate e che non lo sono state in maniera compiuta. Penso
alle posizioni di Nenni analizzate dal professor Volpe a pagina 41 e seguenti sul monocameralismo, posizione che non è passata. Penso alle posizioni di Giannini, alla sua attenzione ai problemi di funzionalità dello Stato, problemi non tutti risolti nel compromesso costituzionale, problemi che avevano ben presente la consapevolezza di cui parlerà Calamandrei nel primo bilancio a 10 anni dalla Costituzione, la consapevolezza che le dittature sorgono non da governi che governano, ma dalla impossibilità di governare di governi democratici. O penso agli studi, alla profonda conoscenza che Costantino Mortati aveva della Repubblica di Weimar e nel suo tentativo di inserire nella Costituzione anticorpi a quelli che erano stati i limiti di Weimar. Considerazioni che valgono per Nenni, che valgono per Giannini e che valgono un po' in generale per le posizioni del Partito Socialista e direi forse ancora di più del Partito d'Azione, e cioè quei partiti che erano i più innamorati della rivoluzione, per tornare alla terminologia molto suggestiva di Silvio Sciutta, e che poi ancora una volta Calamandrei aveva fotografato in quel bellissimo bilancio del primo commentario alla Costituzione, quando analizzando ciò che era accaduto scrive: per compensare la rivoluzione mancata le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa. E quindi largo spazio all'elencazione dei diritti, con problemi invece sulla organizzazione dello Stato e sui meccanismi di attuazione dei diritti. Io mi occupo di diritto del lavoro e una parte della Costituzione che ovviamente ho dovuto approfondire è quella relativa all'articolo 4 e alla bellissima affermazione che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, affermazione bellissima ma di difficoltosissima attuazione, in cui gli strumenti sono stati costruiti e decostruiti in un processo che si è sviluppato negli anni successivi con alterne vicende e che in generale, anche nei momenti più alti, ha teso più a difendere i posti di lavoro in atto che a creare nuovi posti di lavoro puntando a reali politiche di massima occupazione. Oppure penso ai problemi dello Stato, si parla molto della organizzazione parlamentare, del ruolo del Parlamento, del rapporto con l'esecutivo. Aggiungerei, per quella che è la mia esperienza, la parte sulla giurisdizione, con le problematicità della realizzazione della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore avvenute con grandissima difficoltà, proprio scoperto che Nenni aveva una posizione nettamente contraria alla costituzione, all'istituzione della Corte Costituzionale, penso anche alla Cassazione e a questa affermazione della Carta Costituzionale per cui dopo l'esperienza del fascismo si voleva il massimo di tutela dei diritti e quindi ci si impegnò nell'articolo 111 nell'affermazione per cui tutte le sentenze sono ricorribili in Cassazione, determinando un eccesso di tutela
che porta oggi ad avere la Corte Suprema americana che decide 100 cause all'anno e all'estremo opposto la Cassazione italiana che solo nel civile riceve 38.000 ricorsi in un anno e riesce a deciderne circa 30.000, e quindi una bellissima prospettazione di tutela dei diritti che non fa il conto con il contemperamento dei diritti. Gli esempi potrebbero essere tanti, solo per dire che questo libro ricostruisce una vicenda storica, ma è incredibilmente utile per la comprensione di problemi ancora nostri. Grazie. Grazie, buon pomeriggio e grazie per l'invito alla Fondazione Di Bagno e soprattutto per avermi fatto leggere questo libro. Mi ha fatto imparare un sacco di cose, complimenti a Emanuele Ceglie e a tutti gli autori. E quattro considerazioni da una persona appunto che non è un giurista né uno storico, che vengono fuori dalla lettura di questo libro. Rapide, per concludere, almeno per quanto ne so, il nostro pomeriggio. Prima considerazione, ho imparato un sacco di cose su un periodo degli anni 40 molto preciso e sono contento perché oggi viviamo in un tempo assolutamente schiacciato sul presente, nel quale pare non esserci prospettiva neanche a medio termine. Sono convintissimo, arcisicuro, che in questo tempo sia assolutamente necessario allungare lo sguardo, aprire lo sguardo e rendersi conto che tante volte il passaggio dei decenni diciamo, è molto meno lontano di quanto ci sia. Per spiegarmi, credo sia interessante, anche se con moltissima cautela, con moltissimo garbo, qualche elemento, diciamo, di somiglianza tra il periodo attuale e un periodo molto brutto a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30. Se ci rileggiamo in quel bellissimo libro che ha scritto Mark Manzauer, diciamo, il grande scontro tra le due destre, la destra liberista contro la destra fascista, Bruning contro Hitler, diciamo, il grande scontro politico. E non dobbiamo forzare naturalmente i paragoni, però certamente quello è stato un periodo nel quale il movimento socialista e il movimento progressista ha avuto delle difficoltà clamorose. Come dire, un esercizio a 80 anni di distanza di rilettura non guasta fatto con danno, così come non guasta affatto un esercizio di rilettura di questo breve periodo subito dopo la guerra, per capire come dopo una catastrofe assoluta come quella che è avvenuta si sia riusciti a venirne fuori, non perché sia necessariamente una catastrofe quella che ci attende, ma per, come dire, nutrire l'oggi da richiami al passato lo trovo particolarmente. Seconda considerazione, ho imparato tante cose sull'attività di Nenni e Giannini, sul fermento politico che animava Nenni, sulla capacità, sul fermento intellettuale, sulle capacità di Giannini, ma mi ha molto colpito la circostanza che entrambi, e in particolare Nenni, tenessero enormemente al contatto con i cittadini. Cioè erano lì per raccontare, coinvolgere i cittadini che quello che stavano facendo era un processo animato, doveva essere un processo animato il più possibile dalla partecipazione popolare. Cosa niente affatto banale, soprattutto se riportata ai tempi nostri. Da capo citerei un libro che mi è capitato di leggere, che mi ha un po' agghiacciato negli ultimi giorni, che è questo libro di questo politologo polacco-inglese che si chiama Jan Zielonka, che è l'uomo che è andato sulla cattedra di Dattendorf, che ci racconta una cosa che già sappiamo, cioè che in Europa è in corso una controrivoluzione contro l'Europa liberale, e che ci dice molto semplicemente che questa è successa anche non perché la gente è impazzita, non perché siamo diventati tutti cattivi, ma perché noi, le élite degli ultimi vent'anni,
siamo stati tremendamente supponenti, tremendamente certi che quello che dicevamo noi era quello giusto, che chiunque si opponesse era un cretino, un ignorante, che le cose da fare erano assolutamente quelle e che, come dire, non c'era nessuna alternativa. Un'azione, come dire, di convincimento, di dialogo con i cittadini è venuta terribilmente meno, e poi ci siamo svegliati una mattina e ci siamo accorti che in tantissimi paesi europei, con i gilet gialli o col voto per partiti fascisti come quello ungherese, diciamo, i cittadini si sono venuti fuori diversamente. E quindi quello che io ho tratto, diciamo, dalla vicenda di questi due uomini è, come dire, questa attenzione spasmodica nel momento in cui c'era il massimo della capacità professionale da parte di Giannini a condividere con i cittadini attraverso un processo partecipato quello che si andava facendo. Terza osservazione, più di mia, scusandomi, come dire, per l'approssimazione delle prime due, la terza osservazione più di mia competenza, che riguarda naturalmente il capitolo della professoressa Comei, che descrive, diciamo, molto bene, a mio avviso, questo grande passaggio di discontinuità che c'è nell'impostazione economica rispetto al periodo da cui si proveniva. Naturalmente un cambiamento che la professoressa Comei giustamente inserisce, diciamo, nello spirito dei tempi e quindi, diciamo, nello spirito di Bretton Woods, nello spirito della supremazia americana sul mondo, sulla forte impostazione roosevelt-iana, che si traduce in due aspetti compresenti. Da un lato, integrazione internazionale e concorrenza. L'Italia deve uscire, esce e uscirà con la Malfa nel giro di pochissimi anni, molto più velocemente di quanto si pensasse, da una situazione autarchica e si inserisce nel mercato internazionale. Passaggio propedeutico poi alla costituzione dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e dai primi costruzioni di tipo europeo, che arrivano pochissimi anni dopo questi lavori. Quindi da un lato, diciamo, apertura e concorrenza, anche rinunciando alla sovranità valutaria, perché questa idea che noi siamo sempre stati sovrani della valuta, diciamo, andrebbe un pochettino riconsiderata, perché in quel sistema, come dire, giocavamo un ruolo di equilibrio in un sistema a cambi fissi, del quale diciamo, era la potenza egemone, cioè gli Stati Uniti, che dava il ritmo all'economia internazionale, anche se i singoli stati sovrani avevano qualche margine di azione. Sicuramente non avevamo, diciamo, la piena sovranità. Quindi da un lato integrazione e concorrenza, dall'altro un aumento rispetto all'Italia liberale molto sensibile del ruolo dello Stato, nel quale ovviamente la professoressa Comei costruisce non soltanto il quadro internazionale. Silvio Suppa, professor Suppa, parlava poc'anzi appunto di quello che succede nel Regno Unito con il rapporto Beveridge, e qui è chiara la continuità con la tradizione littiana che riparte a 20 anni di distanza, e con questo cambiamento molto interessante di cui sapevo relativamente poco, che ho descritto nel libro, del pensiero cattolico, che, per il quale, diciamo, il passaggio da Sturzo a Saraceno e De Gasperi è un passaggio estremamente grande. Certamente quello che si descrive è, come dire, la cornice che, su cui si lavora nel Ministero per la Costituente per inserire l'Italia in questo nuovo mondo, un mondo nel quale c'è concorrenza e c'è capacità della politica economica di guidare. Un mondo che ha funzionato, molti pregi e molti difetti in Italia, ma piuttosto bene fino agli anni 70, e che non è stato sostituito, come dire, da una cornice istituzionale altrettanto convincente, circostanza che è all'origine di non pochi dei nostri problemi. Ultima osservazione, un po' più al margine, come dire, nella lettura del libro è questa. Mi pare di capire che
rispetto a quello che si pensava in quegli anni 45-46, il percorso di uscita dell'economia italiana dalla grande crisi, dalle distruzioni della guerra, fu molto più rapido di quanto si pensasse. Fu un percorso relativamente di successo, ma nel quale, come dire, ci si diede delle priorità molto precise. Le priorità molto precise erano la ricostruzione del sistema infrastrutturale del paese, soprattutto quello elettrico e stradale, da un lato, e l'utilizzo delle risorse disponibili dall'aiuto americano per le importazioni chiave che servivano al rilancio dell'industria. Entrambe le circostanze, infrastruttura e industria, lì dove erano e in parte così come erano, cioè la priorità massima del periodo fu, probabilmente inevitabile, quella di far ripartire al più presto l'economia. E questo torna, diciamo, con l'intervista che Pasquale Saraceno fece poi negli anni 70, che fu pubblicata dalla Terza, nella quale appunto raccontò come di fronte all'esigenza da un lato di rilancio dell'economia italiana e dall'altro da mettere mano a problemi strutturali come il grande squilibrio territoriale dello sviluppo, tra l'altro quel po' che c'era di industria del Mezzogiorno fu molto ma molto più danneggiato dalla guerra di quella che c'era al nord, che continuò a funzionare fino alla fine. Insomma, Saraceno ci raccontò di questo sacrificio nel Mezzogiorno, che fu lungo, perché in realtà la politica meridionalista andò a regime soltanto, cominciò ad andare a regime nel 52-53 ed ebbe la sua svolta, diciamo, più direttamente di industrialista nel 58. E non ci dimentichiamo mai, anche rispetto alle polemiche attuali, che la distanza tra nord e sud allo scoppio della prima guerra mondiale era relativamente piccola, e che fu il periodo fascista dell'autarchia, ma anche questo periodo della ricostruzione, furono gli anni in cui le distanze diventarono molto più grandi. Questo divario continuò a crescere ancora per 10 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Che dire di questo? Che probabilmente si fece la cosa giusta, che era quello necessario per l'intero paese, e che ciascuna parte del paese contribuisce al suo sviluppo anche con sacrifici e ritardi, sacrifici e attese. Questo periodo ci insegna che quando c'è un interesse nazionale preminente, gli interessi di parte del paese devono attendere, che sono poi le stesse cose che scriveva Francesco Saverio Leoniti all'inizio del Novecento, quando raccontava, diciamo, del grande sacrificio del Mezzogiorno nell'Ottocento fatto per la prospettiva nazionale. Anche questo mi sembra, diciamo, una storia utile da ripercorrere oggi, nel quale, come dire, gruppi e territori battono cassa nell'immediato. Quello che siamo oggi viene anche da queste vicende a cui hanno contribuito tutte le parti del paese. Ripeto e concludo, punto un po' marginale rispetto al libro, ma che a me piace sottolineare, perché certamente sia il gruppo dell'IRI, sia i politici democristiani, socialisti, comunisti, azionisti, repubblicani dell'epoca avevano assolutamente ben presente che il paese sarebbe cresciuto solo con lo sviluppo del Mezzogiorno, ma che questo poi nella realizzazione politica, come dire, ebbe anche i suoi tempi ritardati, perché la politica è il regno del possibile. L'importante è ricordarlo, e quindi ricordare che quello che siamo oggi nel bene e nel male viene da tutte queste vicende insieme. Grazie. Credo siano stati perfettamente rispettati tanti, se non ci sono altri interventi.